Onorevole Gualtieri. Presidente, ma il collega Lamassoure ha perfettamente ragione. Il Consiglio europeo è stato un Consiglio europeo storico, verrà ricordato nei libri di storia e ha segnato una vittoria non di un'istituzione contro un'altra, ma della democrazia parlamentare, che delle forme di democrazia è forse quella più alta e sicuramente quella più efficace. E noi diamo atto al Consiglio europeo di aver agito saggiamente e di aver evitato la strada di una pericolosa crisi interistituzionale. Ma proprio perché riconosciamo questo, noi vorremmo anche capire dal Presidente Van Rompuy che cosa di questo processo deve essere considerato, riconsiderato, visto che di questo parla un capitolo delle conclusioni del Consiglio europeo. Noi pensiamo che è legittimo che il Consiglio europeo faccia le sue considerazioni, ma noi pensiamo che ciò che è stato realizzato costituisce un punto di non ritorno e noi non accetteremo nessun passo indietro rispetto a quello che è stato una presa d'atto dello spirito e della lettera del Trattato di Lisbona e del principio supremo della democrazia. Questo riguarda naturalmente anche la questione della integrazione differenziata. L'integrazione differenziata è un principio stabilito dai trattati, su questo punto il Parlamento si è espresso, ma il fatto che alcuni Paesi possano procedere più speditamente sulla strada dell'integrazione non significa che i diritti e i principi dei trattati già stabiliti possano essere messi in discussione.